Ok, finalmente possiamo partire. No, com'è? Aspetta, devo fare prima. Ecco, è un simbolo topico per la mia regia, senza il quale sembra che non si possa partire con i video. Finalmente è uscito Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oh, il grande simulatore ufficiale. Sembra che io e te ci conosciamo da una vita per quanto abbiamo aspettato questo gioco. Ed è questo, sì o no, il video del secolo, perché c'è una sorta di aria elettrica anche qui. Sono molto emozionato a parlarne. Ho aspettato qualche giorno per testare il gioco, per dare la possibilità a tutti i vari youtuber, anche più piccoli di noi, di parlarne, di dire la loro e di prendere la visibilità dovuta. Abbiamo anche, diciamo, ecco, come dire, se non poi si offendono gli hater, diciamo, ecco, scalato le classifiche, ma vedrete tutto anche all'interno dei video, signori, non preoccupatevi, anche per vedere l'ecosistema meta che si è creato, dal momento che, come sapete, c'è anche una ban list diversa, e quindi possiamo finalmente produrre questo video che articolerò in diversi macro settori. Il primo aspetto da porre in essere, signori, è davvero la mastodonticità del gioco, la graniticità dell'impianto. Io me l'aspettavo, ma mai avrei creduto di trovare davanti un colosso così grande. Yu-Gi-Oh! Master Duel proprio si vede da quando clicchi su quel pulsante Start, che è il gioco definitivo, che è il simulatore veramente di ultima generazione fatto, confezionato, pacchettizzato e presentato per restare. Non penso di sbagliare a dire che la Konami conta di portare avanti questo simulatore non per 5-10 anni, ma veramente per tanto, tanto tempo. Lo dimostra un fatto in particolare, non ha avuto grande rilevanza perché non è un qualcosa di cui si va a parlare tante volte, signori, sono anche, diciamo, discorsi un po' scomodi, però facci caso, non sono stati toccati i vestiari di Antoshow, e infatti ogni volta che fai video deve essere sempre con questo aspetto un po' barboneggiante, ma soprattutto i simulatori non ufficiali. Faccia pensare, i simulatori non ufficiali stanno lì, non sono arrivate letterine strane ai signori, ai team che sono dietro a questi programmi, non è sparito nulla come qualcuno diceva. Si sono avverate le preghiere di molti che, diciamo, auspicanti il fatto che Yu-Gi-Oh! Master Duel si ponesse sicuramente come il primo simulatore, ma nella grande galassia dei programmi con cui videogiocare a Yu-Gi-Oh! Senza spazzare via nessuna concorrenza. Questo è un carattere molto forte, signori, perché attesta sicuramente non solo la potenza del gioco, che non ha bisogno di fare la voce grossa, no? Con i vari competitor, tra virgolette, ma anche mostra una grande sicurezza da parte della Konami. Io ti faccio il gioco, non vado a mandare via, a far chiudere tutti gli altri progetti, perché sono così sicuro che il mio simulatore sarà il migliore e the best, che lascio stare tutti i team, tutti quei progettisti che hanno perso tanto tempo, che hanno fatto Yu-Gi-Oh! Mega, che hanno fatto Edo Pro, che hanno fatto i vari simulatori, Dueling Book, eccetera. Questo è roba grossa, signori. È, diciamo, un'attestazione da parte della Konami di tutta la grande potenza che dispone. Che noi ne pensiamo, signori, eh? Non voglio andare a parlare troppo del gioco, dato che già avrai sentito tutte le recensioni di questo mondo, ma più che altro, oltre ai video su YouTube, tu avrai giocato, metto in conto che tu ormai conosci vita, morte e miracoli del gioco. Tutte le sue varie modalità, no? L'abbiamo visto, c'è la modalità duello, con le classificate, con i casual, c'è la modalità storia, tra virgolette, che sarebbe la solo, la solista, e poi c'è il deck building e il settore dove possiamo andare nello shop. Ecco, questo anche è un punto molto a favore del gioco, la sua estrema semplicità. No o no? Io poi faccio sempre il paragone con Duel Links, no? Perché effettivamente è l'unico programma marchiato Konami con cui possiamo fare dei raffronti, soprattutto negli ultimi anni. Vacci a pensare, con Duel Links era tutto un macello con il gate 1, il cancello, il ponte di collegamento e la dimensione GX e la dimensione. Nulla di troppo arzigogolato, nulla di troppo complesso, però Duel Links si vedeva proprio che era il classico gioco fatto per, non i nerd, ma per le persone che proprio ci si volevano calare dentro al gioco. E se non ti volevi proprio immergere completamente, Duel Links, per come era progettato, ti faceva sprofondare all'interno del gioco. Se volevi masterarlo, se volevi essere il migliore, avevi
mille stimoli, mille miliardi di modalità da dover affrontare, e tu in qualche modo stavi sempre davanti a quel telefono, e ad un certo punto diventava quasi... Tutto questo era palese, e a un certo punto, poi magari me ne sarò accorto solo io, però quando il giocatore si andava ad accorgere del fatto che il gioco fosse fatto su misura per farti stare dalla mattina alla sera davanti, altrimenti non grindavi, non farmavi le risorse, e poi questo diventava pesante, ti impediva di avere una vita sociale. Io mi ricordo le prime volte che ci giocavo là all'università, vedevo mentre stavo a mensa a far la fila, che cazzo so tutte queste modalità, che non riesco a fa... E stavi lì ed impazzivi. Io a un certo punto ho smesso letteralmente, perché a parte che dovevi, arrivavi a un punto in cui dovevi shoppare per forza, ma poi non riuscivi proprio a farti un quadro completo nel mare magnum di tutto ciò che c'era. Stavi completamente in mezzo al mare, stavi con la barchetta in mare aperto a sventolare con la bandierina bianca. Ecco, shoppare, abbiamo tirato in mezzo subito il demone, il Belzebù di giocatore, ecco, parliamo dulcis in fundo di solito, però ecco, togliamoci subito il dente amaro e così facciamo prima. Ecco, Yu-Gi-Oh! Master Duel, oltre ad essere molto intuitivo e molto semplice nelle varie modalità che ci sono, che peraltro sono fatte vedere tutte nel menu principale, così stiamo a posto, tranquilli, anche ragazzi, sembrerà stranissimo, ma io ho rintracciato proprio uno shopping user friendly, completamente user friendly. Si potrebbe dire che paradossalmente, cioè, conviene quasi shoppare, cioè, sì ragazzi, mi assumo la responsabilità di quel che dico, ma per come sono strutturate certe offerte, perlomeno quelle, no, quelle che puoi fare solamente per 3 volte sino a fine marzo, per chi può investire e vuole shoppare, cioè paradossalmente è il paradiso anche per gli shoppers. Qui si vede, cioè, la grande intelligenza sicuramente degli operatori che lavorano dietro al gioco. Ripeto, metto le mani avanti, non penso che se di paradiso si vuol parlare questo durerà tanto. Io mi aspetto già in estate offerte strane, pacchetti da 100 euro che ti fanno ingolosire, molta più difficoltà di grindare, di fare risorse. E questo ci fa entrare in un altro macro blocco del video, uno più operativo. Tanti mi hanno chiesto, Anto, ma per essere subito al massimo nel gioco, quali sono le operazioni da fare in questo momento? Sono tante le filosofie che si possono adoperare, ne abbiamo parlato diffusamente all'interno anche del gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza dove studiano centinaia di duellanti accessibili donando al canale tramite il Patreon, se si vogliono supportare i nostri contenuti, se si vuole supportare anche il tipo di video che esce e quando. Ma quel che io mi sento di consigliare, signori, a chiunque sta sentendo queste parole, è intanto di cominciare subito. Scarica subito il gioco, immediatamente, inizia da oggi a giocare. Tanto è impossibile che non ti piaccia, se ti piace Yu-Gi-Oh! In questo momento è facilissimo accumulare risorse, poi c'è tutto l'hype legato al gioco, le varie modalità, è stupendo. 2. Fai chiaramente quel che vuoi, giocati la storia dei vari mazzi, è costruita molto bene e ti farà passare molte ore e ti fa prendere tante gemme e tante risorse, benissimo, ma se vuoi giocare i duelli online, ecco, questi sono i ragazzi della regia per dire che sto dicendo stronzate, no, non mi sembra, sto dicendo, no, questa, anzi, questa che sto per dirti è una verità importante, fatti un solo mazzo. Se vuoi giocare classificato e vuoi scalare subito le classifiche per essere pronto ai tornei, agli eventi, fatti solo un mazzo. Questo è scontato, potrebbero dirmi tanti, ma non tanto. Perché? Perché quando una persona shoppa tramite gemme, dalle bustine escono sempre tante carte di vari archetipi, di varie rarità. Poi lo shop, come tutto in questo gioco, è fatto in un modo, si può dire, in maniera anche un po' bastarda, se posso dirlo. Perché? Perché tu inizi da una pacchettizzazione generale, generica, quel che vuoi. Però inizi con delle bustine di base. Poi, a seconda delle carte che ti escono in queste bustine, ad esempio esce un mago nero, un drago nero, vengono sbloccate le bustine che ti danno l'archetipo o altre carte del mago nero, degli incantatori, del drago nero, del drago. Quindi, con tutto questo circolo vizioso, un player di base, il player medio, è portato a far cosa? Secondo te, a cosa è portato?
Esatto, a costruirsi centinaia di mazzi. No, ma mi sono uscite le carte del Mago Nero. No, ma mi è uscito il Galattico. Mi è uscito il Parshat e il Fairy. E voglio farmi questo, quell'altro. Che succede? Succede che per farti 1000 mazzi non te ne riesci a fare nemmeno uno. Che cosa deve fare il vero giocatore di Yu-Gi-Oh? Secondo me, escono tante tante carte di diverse rarità per diversi archetipi. Bene, mi focalizzo su un singolo archetipo. Le carte di rarità superiore di altri archetipi le scompongo e faccio modo e maniera di trovarmi con un mazzo pronto competitivo da torneo del mio archetipo preferito. Quindi non voglio assolutamente vedere persone che iniziano col Mago Nero, il Drago Bianco, il Drago... No, decidono di farsi completamente il Drago Bianco. Escono delle Ultra per il Mago Nero, scomposte tutte. Escono delle Super per il Drago Nero, scomponiamole tutte. Vi dico tutto questo, signori, perché qui arriviamo, penso, ad una delle genialate più grandi che hanno fatto in questo gioco. Qui abbiamo la possibilità di creare le carte tramite le essenze e questo, signori, è il punto di arrivo, secondo me, topico, ciò che rende Master Duel veramente il meglio del meglio sulla piazza. Nei giochi precedenti di Yu-Gi-Oh!, cioè in questo che è, secondo me, il gioco più bello di Yu-Gi-Oh! Della storia, tutto questo non c'era. Ed è molto facile, perlomeno al giorno d'oggi, crearsi il playset di Ultra dei Solenni, il playset di Ultra dei Kaiju, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco la banlist. Parliamo anche della banlist, signori. Veramente questa che per me è stata una sorpresa. Una banlist ulteriore e aggiuntiva. Che devo dire funziona. Cioè, stranamente, noi siamo sempre, no, io lo so che noi player andiamo sempre a dire io vorrei la banlist in questo modo, io vorrei questo, quell'altro. Signori, almeno secondo me, quella sul Master Duel è la banlist migliore che ci possa essere. E mi ci metto anche io in mezzo, metto anche carte che io utilizzo e che sono le mie preferite. Mina Mistica non si può giocare. Si può giocare Emptiness, si può giocare Skill Drain a 3, si può giocare Maxi a 3. Tanta roba, signori, una banlist che è ancora tutta da scoprire, quindi creerà un meta anche leggermente diverso, farà emergere tanti mazzi, secondo me anche un po' assurdi. A me già mi hanno FTK'ato 2 volte e sono solo 3 giorni che è uscito il gioco. Ovviamente queste saranno cose che già avrei visto. Parliamo della ciccia, della bellezza del gioco. Sì, come già avrei visto, tanta grafica, tanta bellezza. Secondo me superano assolutamente il simulatore di Magic. Io quel che è veramente il tocco di classe che ho più ravvisato è nella musica. Parte i vari stili che spaziano, devo dire, tra tante culture, un po' tra il messicano, molte canzoni nell'arabeggiante, no? Che sono studiate, ragazzi, si vede che non sono messe lì a caso. Tantissimi teams che ti creano anche le giuste atmosfere, no? La musica si vede che è proprio quella classica da videogioco che ti tira dentro proprio. Fateci caso, sono molto corte, ma si ripetono, sono loop continui. Molte arrivano nel momento in cui soprattutto fai duelli molto vissuti, molto intensi, arrivano a girarti nelle orecchie anche per mezz'ora, e queste cavolo di melodie sono costruite così bene e sono così piacevoli che a me più di una volta, nel momento in cui ero in città a farmi fatti miei, insomma, nei momenti in cui non stavo giocando nel gioco, mi rivenivano in mente e pensavo: cazzo, ma quella musica è proprio bella, devo andare su YouTube a vedere se l'hanno messa. E poi, soprattutto, pensavo, devo tornare a giocare perché, oltre a tutto il resto, la musica mi piace e voglio immergermi in quella musica mentre sto giocando e mentre sto vincendo. Sono tutti cavilli questi, signori, che sono studiati, che sono messi lì sul piatto, in cui ci sono persone che hanno passato anche giorni a scrivere, a valutare, a cambiare, a centellinare al millimetro. Cioè, le persone che dicono che oggi i giochi non sono più quelli di una volta, perlomeno quando parliamo di questi prodotti come Master Duel, si sbagliano. Questo mi fa anche un po' paura, tra virgolette, perché l'impianto è così ben artefatto che è un attimo a cascarci dentro e a passarci giorni,
Io stesso, sarà che magari l'hype abbiamo avuto, sarà che l'abbiamo aspettato per così tanto tempo, sarà che anche il processo dei duelli classificati è fatto bene, e quindi argento, oro, platino, poi metteranno altri livelli. Ma io ci ho già passato ore immense, signori, e tutto questo è da considerare, è da mettere, signori, in gioco. Per concludere, che cosa dire? Io veramente, finalmente pare una sorta di benedizione questo gioco, perché finalmente lo utilizzeremo, ci faremo delle live, anche vi daremo anche altri contenuti, vi faremo vedere dei mazzi. E colgo l'occasione anche per rispondere a delle domande che già mi hanno fatto tante persone. Anto, ma mi conviene buttarmi sul Master Duel oppure andare su altri simulatori? Mi conviene di più giocare a Yu-Gi-Oh! Online oppure giocare allo Yu-Gi-Oh! Fisico, quello con le carte normale? Dobbiamo metterci d'accordo qui. Tralasciando il fatto che tutti hanno una propria opinione, io non sono né un profeta né colui che deve darti degli ordini, ma io quel che ti consiglio è di utilizzare Yu-Gi-Oh! Master Duel come uno strumento. Uno strumento per divertirti, uno strumento per fare Yu-Gi-Oh! Con una bella grafica, con una bella musica, per giocare con i tuoi amici. Allo stesso tempo ti consiglio di non tralasciare gli altri simulatori. Giochi a Dueling Book, gioca anche a Dueling Book, anche perché c'è un'altra banlist e lì comunque stai giocando per provare i mazzi del gioco vero cartaceo. Giochi a Yu-Gi-Oh! Omega, dove tra l'altro hanno anche rilasciato quel bellissimo tema di Trishula, ma stupendo. La Konami stessa, secondo me, non ha creato questo simulatore per far scordare tutte le altre modalità di gioco di Yu-Gi-Oh! Ma ciò che alla Konami interessa è creare una galassia, la galassia del gioco normale, cartaceo, la galassia del Master Duel, la galassia, perché no, di Duel Links, e la galassia ovviamente anche degli altri simulatori. Poi non so, può darsi che tra un anno in questo momento avremo una dittatura del Master Duel, può darsi che spariranno, non lo so ragazzi, queste sono solo mie impressioni personali, però credo in quello che dico e dico quello che credo. Grazie mille signori per aver visto il video, ci vedrete anche sul canale Viola, ci vedrete anche con tanti nuovi video su Yu-Gi-Oh! Master Duel, adesso tempo un attimo anche di pensare. Grazie anche al vostro sostegno, questo canale si sta evolvendo e spero di riuscire ad evolverci sempre e sempre meglio. Se il video ti è piaciuto iscriviti, clicca sulla campanellina. Se vuoi supportare il nostro canale, noi abbiamo il Patreon, tramite cui si entra nel gruppo dei campioni over, un nostro gruppo di supporto, di consulenza, in cui c'è il tuo allenatore dedicato che ti dà le liste, che ti fa vedere le combo di tutti i mazzi di Master Duel, dello Yu-Gi-Oh! Cartaceo. E abbiamo anche la possibilità, se ti interessa, di fornirti mazzi nostri di team che abbiamo, insomma, che non utilizziamo più o che abbiamo a doppione, per supportare il canale, per migliorare i suoi contenuti e la cadenza di pubblicazione. Grazie ancora per la visione, giocate tutti a Master Duel, datemi il vostro bellissimo ID sotto nei commenti, che così giochiamo tutti insieme. Grazie ancora per la visione, come sempre, stay over, stay sempre oltre.